Bella a tutti e benvenuti su Double Trouble, io sono Sasha ed oggi siamo tornati con Fallout 4 perché ovviamente dobbiamo andare avanti. Io, prima di iniziare questo episodio, stavo preparando, sono andato a fare qualcosina nei vari campi che abbiamo. Gli ho messo i letti, ad alcuni quelli che avevo le risorse gli ho messo le difese, l'orto per avere il cibo, così. Sull'ultimo episodio invece non credo di averlo registrato perché mi sa che avevo già spento. Abbiamo visto un dirigibile e che poi mi ha detto essere della confraternita d'acciaio. E quindi abbiamo sbloccato anche quella missione. Ma ora, perché mentre ero nei vari campi, nelle fattorie così, ad aiutare, stavo per l'appunto costruendo roba, è successa una cosa. Adesso vi faccio vedere subito. Allora, eccoci qua, siamo nel menu di pausa, ma... ho dovuto perché stava passando. Abbiamo trovato questo. Che sta andando lì, non è questo il dirigibile, era molto più gargantuesco il dirigibile. Però, se non ricordo male, perché poi ho salvato, ho dovuto spegnere. Qua, oltre questo laghetto, stavano succedendo robe. Ovviamente noi abbiamo sempre dietro con noi Preston e Valentine. Stavano succedendo robe, spero che non siano despawnati. E invece sì, là, proprio lì, stavano combattendo. E sarei curioso di vedere che cazzo stanno facendo, ok? E quindi andiamo là, visto che oggi non volevo proprio andare avanti perché mi avete consigliato di esplorare un minimo e di non andare dritto al punto. Dai, salta, grazie. Vorrei proprio fare questo, esplorare, livellare soprattutto, magari trovo armi più forti, protezioni. Già che mi avete detto di mettere la tuta del Volt, che era una delle migliori cose che io avessi in inventario, io l'ho fatto. Jingles, la scimmia lunare. Io la lascerei lì, non credo che sia... Cose antiche ti piacciono proprio, sì, Valentine. Allora, Valentine ce l'abbiamo dietro. Anche perché sarà super utile per hackerare, visto che noi facciamo schifo, così posso... tenere indietro quella statistica per ora. Allora, vabbè, non posso fare null'altro. Non ho trovato niente. Adesso andiamo a quel campo là, vediamo se sono amici o nemici. Credo amici, devo essere sincero. Non ho trovato molte cose amiche in questo gioco. Allora, siamo arrivati. Loro hanno armi al laser come la nostra, al plasma. Perché questi qua sono sciolti, quindi. E bottiglia di... ramen istantaneo, perché no? È così buonino. Ma cerchiamo di non farci vedere per ora se ci sgamano. Amen, steampack, perfetto. Credo che abbiano fatto fuori che li stavano già attaccando, quindi... cos'è che è? Quanto pesano ste cose? Ah, è l'armatura! Ma io non ce la faccio a portarla. Non ce la faccio proprio. Ah, questa qua è confraternita d'acciaio. Ok. Quindi questi erano della confraternita d'acciaio, infatti avevano le tute. Io qualcosina so perché ho... avendo giocato a un po' al 3 e poi un botto al... che poi non c'entra niente, allo shelter. Veramente un botto. Quindi magari qualcosa sarà, sì, cioè se di lore, tra virgolette, di storia, qualche infarinatura ho. Ma loro cosa sono? Super mutanti. Io non vi sto dando fastidio. Ma quello è il lanciarazzi? No, dai, avete iniziato a sparare. Sì, però. Bene, benissimo. Anch'io, se la confraternita d'acciaio non era riuscita a fare nulla, io che cazzo mi sono messo qua a fare? Però adesso mi impunto, mi indigno. Allora, siamo ancora qua. Io cercherei un modo per aggirarli. E... qualcuno ci ha rilevato. Ma
Quanto possiamo pagare? Ok, lui che ha lanciarazzi è andato. Quest'altro è andato. Ok. Adesso chi manca? Aspetta che non li vedo. Ok, c'è lui. Ma non credo di avere tutta sta portata. Ah, ma è qua. Ma voi cosa state facendo, ragazzi? Porco cane. Meno male che l'ho vista. Dov'è sto stronzo? Lui mi vede col fumo, io no. Ok, è andato anche lui. Non ci stiamo comportando malissimo, munizione. Più che altro che ho un cazzo di peso ancora. Ok, l'ho stunnato. Perfetto, siamo ingiuriati malissimo. Prendiamo un po' di steampack che sicuramente ci servirà. Canna di segugio ci serve. Allora, stiamo riuscendo a fare quello che non è riuscito a fare la confraternita. Buono. Cazzo, aver fatto quella missione con i sintetici, cazzo, è fotonico. Perché ci ha dato un botto di celle. Che ci stanno servendo. Tanto io non volevo finire qua dentro perché è pieno di radiazioni. Allora, intanto... Eh no, devo per forza. Allora, lancio missili, lo lascerei qua. Sono finiti? Sono veramente finiti? Figata. Ce l'abbiamo fatta. Io che pensavo che avremmo dovuto ripetere mille milioni di volte la missione. Bottiglia di birra, direi anche di no. Munizioni, le si prende. Prendiamo tutta la birra possibile. Intanto dormo un'ora, come mi avete detto, così mi curo. E adesso esploro un attimino qua, vedo se trovo qualcosa di fico. E nel caso lo prendo e ve lo faccio vedere. Altrimenti andiamo in un prossimo posto. Non è vero, impianto, trattamento acqua e western, dovremmo entrare qua. Quindi quelli erano soltanto quelli fuori. Sarà un bordello. Ho abbastanza munizioni? Speriamo di sì. Siamo dentro. Dovrebbero esserci anche i nostri due amici che ormai non si scollano più. Valentine, vabbè, cioè mi va bene che stia qua. È Preston che mi urta un po' i nervi, se devo essere sincero. Però si è accollato perché lui crede ancora che noi stiamo facendo la sua missione. Ordine per l'ufficio. Mappa aggiornata, mi dice. Ok. Qua non credo che mi interessi nulla. Basta. Mappa aggiornata perché? Cosa ci ha aggiornato? Non ho idea. Ma noi non ci interessa. Adesso dobbiamo liberare sto posto. Sempre se è da liberare. Allora, tortine si prendono sempre.
Oggi volevo cercare di darvi meno chiacchiere e più distintivo, patatine e più azione. Abito in tre pezzi con toppe, no, non siamo mica un professore universitario. Allora, dai, ci sarà qualcosa di È media? bloccata. Ovviamente. Come ti sbagli? Io ho bisogno di aumentare anche quelle. L'ascensore magari non lo prendiamo. Qua da dove siamo arrivati. Quindi io direi di tetto dell'impianto. È già finito. Non c'è nulla. Se c'è senza saper scassinare non possiamo fare un cazzo qua. Proviamo a usare pannello ascensore. Interagiamo, vediamo dove ci porta. Si scende. Ah, ok. Quindi bisogna andare per forza. Oh, non ho visto la scala. Porco due. Porco cane. Qua servirà. Ah no. No, pensavo servisse sto cazzo, invece. Siamo riusciti a. Scusa, proiettili, robe, non li droppavo. Ok. Sì. Base, dai, base, ce la facciamo a farla. No, non dovremmo aver problemi. Vediamo se così c'è. Porco cazzo, non dovremmo aver problemi. Forcina, rotta, vediamo così. Là. Vediamo Bene. cosa c'è dentro. Oh, un laboratorio. Munizioni. Cella di fusione, che sono quelle che ci servono una cifra. Porco cazzo. È stato inutile aprirla. Vabbè, abbiamo fatto qualche punto esperienza che male non fa. Allora, Coca-Cola la prendiamo, scambio metodo. No, no, no. Si potrebbe scendere anche di qua. Sta tutto allagato. Interruttore del controllo della pompa, interagisci. Ok. Abbiamo abbassato il livello, buono, non ci sarà nessuno qua, immagino, spero. Voglio proprio sperare. Forse ho trovato qualcosa. Fuoco. Qua c'è un vetro? Non riesco a capire. Non riesco a capire se questo è un vetro. Ah sì, è un vetro. Però non possiamo manco romperlo, bastardi. Vabbè, andiamo qua giù. Già mi sono dimenticato dove stavo andando. Abbatteli tutti! Arrivassero. Dove sono andati? Allora, 75, 74. No. Dai. Bravo, presto. Ok, lui è andato. Tanto c'è lui che gli fa da tappo, diciamo. Ok, mi piace, carne di Merluk, altra carne, e qua sarà tutto mega. Dobbiamo andarcene il prima possibile. Un'avventura fantasiosa, suggerisco di muoverci. Col cazzissimo proprio, ma proprio col cazzissimo che io ci puccio i piedi là dentro. Di qua non si può andare da nessun'altra parte. Ho sentito muoversi. Presto. Qual è la Madonna quanto è intricata. Quanto è intricatissima. No, 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 che mi butti giù. Porco il cazzo. Ma quanto è stupido.
Io vorrei andare anche ad aprire di là per vedere cos'è, perché devo decidere anche dove cazzo andare. Non credo che facciano il giro. Questo sembra andare di sopra. Almeno, se proviamo ad andare di qua mi sembra più... Accendino placcatore, magari vale qualcosa. Vediamo se si riesce. Guarda un La po' cosa. Madonna. Non doveva essere l'ultimo. Perché siete esplosi? Siete scemi? Dov'è Presto? Vabbè, sarà morto. Poco importa, ragazzi, poco importa. Forse è meglio, eh. Sperando che non ci faccia Scorpio buggare. manca di fascino, ma tale mancanza è compensata da... Aspetta, mi verrà in mente qualcosa. Valentine. Poi è tutto rotto, inutile che guardi il computer, non posso farteli hackerare ora. Allora. Dove cazzo sto andando? Non credo di poterla Difficile. forzare. Terminale impianti. Registro degli impianti non credo che ci interessi. No, non credo proprio che ci interessi, quindi. Comandi della torre. È per forza. Disattiviamole però. Allora, visto che abbiamo fatto il giro di Pippo, dobbiamo tornare per forza dalla prossima, nella prossima porta, nell'altra porta. Preston sarà ancora qua che nuota, come Dory. Quindi io direi che possiamo benissimo andare. Tecnicamente adesso abbiamo disattivato le torrette. Ok, qua c'è una porta, ma... Andiamo a vedere di qua, media qua. La serratura è resistente. Ma tu, Valentine. Ehi, posso fare qualcosa per te? non riuscirò a forzarla. Non posso. Non Ah, le riuscirò a serrature non forzarla. posso. Qui. Si può fare. Dai, andiamo. Va a controllare. Come faccio a uscire da... Ok, così. Dai. Ehi, vedrò cosa posso vieni qui. Qui. No, vai là. Certo. Prendili. Attenzione, Vai. Marlord. Vai. Ok. Quando Ok, iniziavamo a è conoscerci, andato. il Commonwealth ti stringe tra le sue spine, se non permetti. Loro non so perché mi mettono un'ansia più di tutti gli altri. Perché ho fatto sto giro? Per nulla. Posso abbassare ancora di più? L'avete visto? Pieno, tra l'altro. Pieno raso di sti Mirlock. Vai in vista. Lo so. Fammi passare. Porco cazzo, ma quanti sono? Quanti cazzo sono? La Madonna, Tutto qui. siete una cifra. Bene,
Ma porco il cazzissimo, ehi! Pure a me quello che non vuoi portare. Datevi una mega ca... Sei tornato? È tornato presto. Sono un botto. Erano un botto. No. Allora, facciamo il giro di qua. Non voglio prendere 12 milioni di radiazioni. Vorrei trovare anche un lettino, ma non... Non si trova. Ancora più giù? Bella miseria. Quanta roba. Un botto proprio. E da dove scendo per essere più safe? Vabbè. Andiamo di qua. Tanto da qua arrivavamo. Saremmo dovuti andare di qua così. Tac. Aiuto, aiuto. Porco cane, devo starnutire ancora. Aiuto, aiuto, aiuto. Ci penseranno due volte. No, non ci penseranno più, li abbiamo uccisi, li abbiamo sterminati praticamente. Io ho finito tutte le munizioni. Tutte. Quest'arma qua, tra l'altro, mi piace un botto. Fa un filo meno danno del moschetto, perché fa 27, quell'altra 30. Ma mi piace veramente, veramente tanto. Ok. Da dove arrivate? Vi siete buggati un attimino. Io vado dai miei amichetti, così vi sparano loro. Ah! Sparategli! Io non voglio... Vabbè, dai. Niente di qui, non c'è niente. Là, altra carne. Ce n'era un altro però, presto. Erano in due. Ok, io ho finito le munizioni di questa. No, 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 ho sbagliato. Ho sbagliato. Anche perché io che cazzo, non so nemmeno che... Pistola di Kellogg. Ne ho 42... 48 danni. Là. Non riesco ad andarmene da qua. C'è presto di mezzo al cazzo, porco due. Merda. Dai, carica là. Ma porco cane. Ma può. Ma puoi. Ma puoi che mamma. Ma porco cazzo, presto di merda. Mi stai sul cazzo, presto. Sappilo. Ma tantissimo poco. Facciamo in fretta. Vedi qualcosa? Non lo vedi? Vedi qualcosa? Cazzo chiedi? Dai, fallo fuori, dai. Facciamo questo con me. Si è affezionato. Ok. Vediamo cosa c'è qua dentro. Lo stavi difendendo o era solo casa tua? Era solo casa tua. Non c'è nulla di nulla. Granate, due molotov. Ok. Niente di che. Ma proprio niente, niente di che. Adesso vabbè, do un'esplorata migliore, ragazzi. Vediamo che cosa trovo. Ok, ho trovato un altro interruttore, ho dovuto andare nell'acqua, mi sono preso un po' di radiazioni ovviamente. Come ti sbagli? Intanto carichiamo. Se...
sento rumore moltissimo. Mi ha finito, c'è ancora da spurgare qualcosa? Ma scusa un attimo, Preston, e adesso Valentine dove è finito? Fate a cambio? Non ho capito sta cosa. Vabbè. Tra l'altro, allora, questo l'avevamo già preso. Questa porta ci era inaccessibile. Usiamo anche questa. Ma cosa è piaciuto tantissimo? Allora, tra l'altro, forse abbiamo fatto bene a sbloccare granata, mina. Non mi interessa. Interagisci. Ah, questo qua è l'ascensore che ovviamente andrà su. Cioè, abbiamo finito sto posto, non ho trovato nulla. Interessante. Ma nulla di nulla. Ma cacchio si faceva, accenda la luce. Nulla ragazzi, dopo esploro, vedo, perché porco caro, io pensavo di trovare una statuetta, una rivista, qualcosa. Me la sarò lisciata io sicuro, eh. Come l'oro. Che non l'ho vista. Do un'occhiata e vedo. Ehi, voglio chiederti una cosa. Certo, dimmi. Riguarda quello che è successo a te e alla tua famiglia. Immagino sia una cosa piuttosto difficile da elaborare. Volevo assicurarmi che stessi bene. Perché me lo chiedi? Io ho avuto una transizione difficile. A me è servito molto, molto tempo per sentirmi davvero libero. Grazie a Dio ho trovato Diamond City. Ha i suoi difetti, ovvio. Ma nel Commonwealth non c'è niente di meglio. Ovviamente quando arrivai qui la gente temeva l'istituto come lo teme oggi. Forse anche di più. Il massacro del GPC era ancora vivo nella memoria della comunità. E tutti perdevano il sonno a causa della maschera spezzata. In molti mi vedevano come un sabotatore. Arrivato per manomettere il reattore o avvelenare l'acqua potabile. Ma ai tempi non potevano mandarmi via. La maschera spezzata. Fu molto prima del mio arrivo in città. Pare che un certo gentiluomo arrivò a Diamond City e si diresse al Power Noodles. Immagino che non gradisse il cibo, poiché tirò fuori la pistola e aprì fuoco sugli altri clienti. Quando quelli della sicurezza riuscirono a neutralizzarlo, scoprirono che era fatto di tanti piccoli congegni, come il sottoscritto. Ma il funzionamento, dissero, diede di matto. Da quel momento la gente decise che i sintetici non erano più simili a me, ma a lui. Considerato quello che hanno passato, è stato un privilegio e una fortuna che mi abbiano fatto entrare. Il massacro del GPC, cos'è? Governo provvisorio del Commonwealth. Anni prima un gruppo di insediamenti si unì per formare una coalizione. Ogni insediamento con un minimo di influenza inviò degli emissari per trovare un accordo. Solo l'istituto mandò un singolo emissario. Questi uccise tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Il governo provvisorio del Commonwealth finì ancor prima di cominciare. Arrivai in città non molto tempo dopo. Per fortuna non mi costrinsero a levarmi subito di torno. Perché volevi vivere in mezzo a gente del genere? Non potevo biasimarli, viste le circostanze. Incominciarono a porgere l'altra guancia quando mi presentai con la figlia del sindaco. Una ragazzina sui 15 anni, l'orgoglio del sindaco Henry Roberts. La giovane signorina Roberts decise di partire con un carovaniere che aveva conosciuto la sera prima. Si scoprì che quell'individuo faceva parte di una banda di sequestratori. Io non sapevo chi stessi salvando. Incontrai questa giovane insieme a quattro energumeni. La riportai a casa e per il sindaco diventai un eroe, tanto che mi propose di restare in città. Protestarono in molti, mi consideravano una spia, ma lui non cedette. All'inizio non è stato facile, ma non ho mai cercato di nascondere quello che ero. E la gente sembrava percepirlo. Ne hai fatti fuori quattro tutto da solo? Non fu necessario. Allora i sintetici erano un mistero,
molto più di quanto lo sono oggi. Dissi loro che ero programmato per esplodere e ho cominciato a fare beep, beep, beep. La parte più difficile del salvataggio è stata cercare di non ridere mentre sgomitavano per scappare. Non sei una spia, vero? Prova, prova, istituto, riuscite a sentirmi? E chi lo sa? Nel caso il piano dell'istituto di recuperare informazioni su tutti i fuggitivi del Commonwealth è perfettamente riuscito. È stato difficile ambientarti. Di certo non mi hanno aiutato. Presi quei lavori che nessun altro voleva. Mi sono spaccato la schiena più qui a Diamond City facendo il tutto fare di quando vivevo tra le rovine. Ma credo che non abbiano mai dimenticato che avevo salvato la figlia del sindaco. Così cominciarono a venire da me se qualcuno spariva nel nulla. La moglie scappa con il nuovo amante e si porta dietro i soldi per l'affitto? Vai dal sintetico. Un padre arrabbiato decide di trasferirsi con i figli a Good Neighbor in piena notte, pensando che sia l'idea migliore dopo le bombe? Vai dal sintetico. Dopo qualche tempo i casi sono diventati talmente tanti che non mi chiedevano più quella roba da tutto fare. Ero così contento che per mesi non ho fatto pagare nulla. Non ho mai smesso di essere Nick il sintetico. Ma la gente voleva Nick il detective. Fu allora che le cose finalmente iniziarono a normalizzarsi. Mi ci volle un po' di tempo per capire che casa tua è dove decidi che sia. Con tempo e impegno, questo posto può essere casa anche per te. Una lunga storia, ma mi auguro sia d'aiuto. Vogliamo andare? Sì, sì, vogliamo andare. Oh, guarda, mi è piaciuta la storia, almeno abbiamo approfondito un po' Valentine. Credo di avervi tolto la cam per un piccolo pezzo perché ho iniziato a starnutire un botto, perché nonostante sia primavera qua piove, sembra autunno più che primavera a Milano, quindi è un po' un casino. Mi è ritornato il raffreddore, sono super contentissimo. Allora, ho esplorato un po', adesso non ho trovato niente, ho trovato un pochino di munizioni, un po' di risorse, niente di che. Io direi che per oggi ci siamo fatti questo avamposto, diciamo, direi che va bene così. Abbiamo saputo qualcosina in più su Valentine, nonostante Preston sia sempre in mezzo a cazzo, ma il nostro compagno dovrebbe essere tecnicamente Valentine. Quindi io direi che va bene così. Fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, se avete visto una rivista che io non ho visto, che tornerò a prenderla, o una statuetta, anche se forse magari è più difficile la statuetta, non lo so. Boh, comunque... questo episodio finisce qua. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Bella!